La capolista US Città di Fasano si prepara alla prima trasferta stagionale di domenica pomeriggio lontano dalla Puglia. Si gioca allo Stadio Italia del Comune Costiero, tornato agibile dopo i lavori che hanno interessato il ripristino del manto erboso, la quarta giornata del girone H di Serie D. Lo scorso febbraio fu Corvino a regalare 3 punti preziosi in campionato dopo una sfida equilibrata e decisa nell'ultimo quarto d'ora di gara. Trasferte in terra campana mai semplici per qualunque compagine. Le mura amiche sono l'arma in più per le squadre napoletane, vera incognita di ogni campionato. I rossoneri poi non stanno vivendo un buon inizio di campionato, collezionando solo 1 punto in 3 partite. L'arrivo della nuova capolista e il rientro sul proprio terreno di gioco potranno essere così lo stimolo in più per mettersi alle spalle il difficile momento. A presentare la sfida, come di consueto, la conferenza stampa del venerdì pomeriggio di Mister La Terza, che ha elogiato la sua squadra per quello fatto sino ad ora, ma con il diktat di mantenere l'umiltà e la calma, ingredienti principali per un cammino tutto da vivere. Al suo fianco il direttore sportivo Antonio Obiettivo, reduce da un mercato estivo ponderato e non semplice, ma che ha saputo formare una squadra giovane e con la voglia di far bene. La vittoria contro il Bitonto ha donato energia positiva ad una piazza consapevole dei propri mezzi, ma che continua a sognare, guardando almeno sino a domenica tutti dall'alto in basso. Dimmi tu. Mister, 3 vittorie in altrettanto gare inizio stagione. Ecco, era questo il pensiero che avevate al momento in cui sono stati diramati i calendari? Beh, sicuramente quando abbiamo visto i calendari, abbiamo visto che all'inizio era abbastanza impegnativo. È ovvio che poi ci prepariamo sempre per fare bene e adesso siamo contenti per quello che abbiamo fatto, però è ovvio che non dobbiamo continuare a pensare a questo e abbiamo una partita importante domenica, dobbiamo pensare a quello, dobbiamo continuare a far bene così come stiamo facendo. Ecco, dopo 3 sfide con squadre pugliesi, la prima trasferta extra regionale, quali sono le insidie di incontrare una squadra, diciamo, che forse si conosce anche meno rispetto a quelle pugliesi, ovvero una squadra campana che ha spesso dato delle difficoltà anche nella passata stagione? No, le insidie sono innanzitutto, sappiamo di affrontare una squadra ben costruita, una squadra che ha un ottimo allenatore, che viene da un momento difficile e vuole fare bene. Queste sono le insidie nostre, indipendentemente dal nome, da chi affrontiamo, se è campana, se è pugliese, se è un derby o non derby, perché sappiamo che questo è un girone complicatissimo. Affrontiamo una squadra in un momento difficile che sicuramente in casa vorrà fare risultati. Le insidie sono tante e noi dobbiamo essere bravi a non lasciare nulla come abbiamo fatto in queste prime partite, essere sempre concentrati, spirito di sacrificio, voglia di fare bene e continuare ad avere un approccio giusto come abbiamo fatto finora. In settimana poi ci sarà la sfida di Coppa Italia, la prima partita di Coppa Italia di categoria. Questo potrà invece influire per quanto riguarda la formazione o per quanto riguarda anche lo stato mentale e tecnico della partita. No, 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 in campo andranno sempre quelli che stanno meglio fisicamente. Per questa gara, perché è una partita importante, la partita di Sorrento, e la giochiamo fuori casa, quindi sicuramente ci vorrà anche un approccio mentale importante, quindi l'affronteremo con la miglior formazione possibile. Dopo ovviamente faremo un attimino i conti dopo questa partita, andremo a notare le situazioni fisiche, le situazioni di infortuni e poi anche a Francavilla andrà la miglior formazione.